Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò come realizzare un mini album super estivo a forma di cocktail. Il progetto è molto semplice, sul mio blog troverete la lista dell'occorrente per realizzarlo. Tutti i link sono sotto al video. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi tutorial e progetti e cliccando sulla campanellina riceverete anche una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo contenuto. Per questo progetto ho realizzato anche un piccolo template per facilitarvi nella realizzazione della scatola a forma di bicchiere, che vi mostrerò più avanti. Per scaricarlo vi basterà iscrivervi alla newsletter dal mio sito e nell'email di benvenuto troverete la password che vi darà accesso a tutti i miei contenuti e file gratuiti. Bene, iniziamo! Prendiamo un cartoncino alto circa 6 cm e lungo 20 e cordoniamo a 1 cm per tutta la sua lunghezza. Pigliamo quindi il cartoncino a fisarmonica e incolliamo le piegature a due, lasciando la piegatura iniziale e finale. Prendiamo due cartoncini da 9 x 12,5 cm per creare l'interno della copertina. Con la matita segniamo due punti a 1,5 cm dal bordo di entrambi i bordi e tagliamo in diagonale. Infine incolliamo i cartoncini all'inizio e alla fine della spina. Per creare le pagine interne tagliamo allo stesso modo altri 14 cartoncini a forma di trapezio, da 9 x 6 x 12,5 cm di altezza e due cartoncini da 6,3 x 15 cm con cui creeremo delle tasche. Mi raccomando, fate attenzione al verso della fantasia e delle pagine prima di tagliare. Per creare le tasche basterà piegare il cartoncino a metà e fissarlo con la colla sotto e di lato. Infine copriamo la spina del nostro mini album con un nastro alto e incolliamo altri due cartoncini per l'esterno della copertina. Il nostro mini album è completato, ora passiamo alla realizzazione della scatola che lo conterrà a forma di bicchiere. Prendiamo un cartoncino da 27 x 14,1 cm e cordoniamolo a 12,8 cm sul lato lungo da entrambi i lati.
Con una matita segniamo il punto centrale e due punti a 4,65 a destra e a sinistra dal centro, e da questi due punti segniamo 1,4 cm da entrambi i lati. Prendiamo il punto centrale anche sulle pieghe fatte in precedenza e questa volta segniamo 3,15 a destra e a sinistra dal centro e poi di nuovo 1,4 cm e 1 cm su entrambi i lati. Ripetiamo la stessa operazione sull'altra metà, stavolta segnando solo 3,15 cm a destra e a sinistra dal centro della piegatura e 4,65 a destra e a sinistra dal centro del lato corto del cartoncino. Tiriamo tutte le righe con la matita aggiungendo delle linguette come mostro nel video e tagliamo. Dopo aver cordonato le piegature, segniamo 0,7 mm lungo i quattro lati del trapezio con le linguette e creiamo una finestra. Infine chiudiamo con un pezzo di acetato a forma di trapezio con basi 9x6 e 12,5 cm di altezza. Infine chiudiamo la nostra scatola a forma di bicchiere. Per dare quel tocco in più al nostro drink possiamo aggiungere il classico ombrellino da cocktail. Per realizzarlo prendiamo un cerchio da circa 13,5 cm di diametro e pieghiamolo più volte a metà. Fatto questo, tagliamo via uno spicchio e facciamo spazio per lo spiedino da barbecue che lo sosterrà. Poi tagliamo via un pezzo da ogni spicchio, creando una specie di lettera C con le forbici. Chiudiamo l'ombrellino sovrapponendo i due spicchi e aggiungiamo una strisciolina di carta allo spiedino per fissare il tutto.
Per finire, decoriamo il nostro bicchiere da cocktail come più ci piace. Nel mio caso ho usato gli abbellimenti in tessuto e panno lenci e i die cut abbinati alla nuova collezione finalmente estate. Bene, il mini album è completato. Se il progetto vi è piaciuto, fatemelo sapere mettendo mi piace a questo video. Alla prossima!